Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi racconterò la giornata tipica di un'atleta straniera in Corea del Sud. Come potete vedere, siamo nel villaggio del KTNG, che è la ditta che paga tutto per questa squadra, perché qua c'è solo uno sponsor per squadra, non tanti come in altri posti, compresa l'Italia. Siamo nella città di Daejeon, più precisamente a Sintangin, che è dove c'è la sede principale di questa azienda gigantesca. C'è un campo da calcetto, un campo da calcio, credo che sia addirittura regolare, c'è un campo da tennis, da basket, da golf addirittura, e con tutta l'attrezzatura anche, l'abbiamo anche sperimentata. E poi c'è proprio tutta la struttura dove noi ci alleniamo, dove le ragazze dormono, e adesso ve la farò vedere. Qui è dove vivono le ragazze, c'è il dormitorio femminile, il dormitorio maschile ed è anche dove pranzano e cenano, che c'è anche la mensa. Eccoci qua nella sala pesi, qua è dove si svolge tutto l'allenamento della mattina. Quasi tutte le mattine noi abbiamo pesi e come potete vedere è molto carina, è fatta bene ed è anche abbastanza grande per contenere una squadra di circa 18 elementi, perché qua in Corea si è in molti di più, una squadra è molto più numerosa rispetto che nelle altre parti del mondo. Questa azienda possiede anche una squadra di badminton femminile che si allenano qua insieme a noi, utilizzano la stessa sala pesi ma hanno un palazzetto diverso, però è tutto nella stessa struttura. Queste aziende gigantesche come la Hyundai, piuttosto che le banche o così, possiedono queste squadre, ma non solo di pallavolo femminile ma anche pallavolo maschile oppure basket, investono veramente tantissimi soldi nello sport. Va bene, però adesso bando alle ciance, è ora di fare due pesi, quindi adesso vado a fare allenamento e ci vediamo per pranzo. Uno dei momenti più attesi della giornata. Inizia la sessione pomeridiana, andiamo a fare palla. Tutti i pomeriggi facciamo allenamento con la palla, questo è il nostro palazzetto, è ora di iniziare. L'allenamento in Corea è un'esperienza particolare, non perché facciamo cose così astruse, così diverse da quella che è la pallavolo in generale, ma se prestate attenzione, non tanto quello che vedrete, ma quello che sentirete cambierà un po' la prospettiva. Perché le ragazze partecipano tantissimo anche con la voce. Dopo il riscaldamento prendiamo la palla coppie, che qui viene chiamato man to man, e si sentono ancora le ragazze che si incitano a vicenda. Non può mancare della sana difesa asiatica che caratterizza un po' tutti questi paesi dell'Oriente. Abbiamo trovato il modo di comunicare, anche se le ragazze non tutte parlano benissimo inglese. E io neanche sono madrelingua ovviamente, però abbiamo trovato un linguaggio universale che è quello della pallavolo. Finito l'allenamento con la palla, è fondamentale concludere con lo stretching. Loro sono un bel po' più snodate di me. Facciamo un saluto e si va tutti a fare terapia. Olè, terapia. Arrivo! Bene. Ni? Beh. Beh. Ori? Moru. Wow. Moru. Ori, Moru. Yes, yes. Oh, I say very well. They understand. I mean,
italiano. Sì. Come dopo ogni allenamento iniziamo a fare terapia. So Parcem, how will be my therapy today? Today? You die. Siccome io sono troppo lunga, devono spostare dal muro. Un lettino. Qua. Qua. Side. This side? Yes. Adesso morirò. It's your dying time. Yes, it's my dying time. Un'ora, 시간도 얼마 안 남았어. And you don't have lots of time left to laugh or smile. I wanna cry. 아비스 urgente a tutti gli ascoltatori, non toccare Park perché morde. Qua abbiamo Mi presento le mie compagne, l'altro trainer, qua abbiamo il capitano Gion. Hi. Qua abbiamo Chin e Songi. Hi. E Park. E abbiamo gelosia Park. E poi abbiamo, che ormai la conoscete già, Super Ether. Super Ether! Che è la mia traduttrice! Io sto a morire, capo, mi fa malissimo! Ecco! Appa! Si va a casa, sì! Ciao! Ciao! Buonanotte! Buonanotte! Ciao, mi chiamo Unji. I like Ferragamo. Potete fare da I like. Iscrivetevi al canale. Ciao. Bravissima. Ciao amore, sono tornata. Finalmente è finita oggi, che stanchezza. Amore. Yuhu. Ciao, Ciao amore, perché sei arrabbiata? Non sono arrabbiata, sono appena tornata, ti ho parlato un sacco, non mi hai neanche guardato. Vabbè, ma avevo le cuffie, non ti sentivo, dai, su. Beh, sempre dietro a sti giochini. Io sono appena tornata dall'allenamento e sono stanca morta. Vabbè, ma che ora hai fatto oggi, su? Hai preso a pizza una palla, hai fatto due salti, hai cazzeggiato con le ragazze, dai, su. Sì, certo, perché pallavolo non è un lavoro, no, non si fa fatica. È uno sport, dai, non è faticoso così, cioè non è che ti entri il cartellino tutti i giorni in fabbrica, sì, dai. Sì, certo, come no. Guarda, se vuoi possiamo andare a provare a vedere quanta fatica faccio. Quando? Anche adesso, guarda, andiamo, dai, visto che c'è questa spocchia. Guarda, non ti conviene perché perdi malissimo, io ero un fenomeno, Sì, cioè, sì. Veramente il campione della Roma 7 volley, fermati. Ma certo, dai, tira su il talento, andiamo, vai. Ok, andiamo. Dai. Hai fatto lo spocchioso ieri sera, eh? E adesso te la vedrai con me, sfida all'ultimo colpo. Ci sarà una palla al centro, tra me e te. E tu la dovrai colpire. Vedremo quante palle ti serviranno per colpire l'obiettivo. A me ne servirà solo una. Minchia, Marco. Dai, coach, per favore, dai, dammi un'altra possibilità. Ti prego, non fare così. Lo so che ti ho deluso, ma dammi un'altra possibilità. Non posso lasciarmi battere. Marco. Ah.
Marico! 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 Allora l'hai imparata la lezione? Sì. E quindi? Quindi cosa? Dai, cioè, sarà un colpo sfortunato, dai. Se vuoi facciamo un'altra sfida. Ma quando? Ora. No, guarda, è ora di cena, no? Ora di cena, si va a mangiare un boccone, dai. Sì, vabbè, dai, questo. La pallavolo è un lavoro. La pallavolo è un lavoro. Mai detto e mai pensato il contrario io. Cioè, ieri sera è perché ero distratto. Cosa? Cosa dici? Niente, si scherza, dai, andiamo. Andiamo a cena, dai, che è pronto. Sì, vabbè. Non è vero. Cucina lei. Intanto una bella umiliazione se l'è presa. Shh, porta a casa.